auguriamo un buon pomeriggio, vero? E grazie per essere intervenuti e ringraziamo sempre, è doveroso ringraziare chi ti ospita. Quindi avere un luogo dove incontrarci, confrontarci, dialogare è importante. Quindi, e ringraziamo tutta la biblioteca comunale Pietro De Nava. E allora, con Salvatore abbiamo, con Domenico Salvatore abbiamo parlato diversi, appena uscito il libro mi sembra, e ha portato subito il libro, dice bisogna presentarlo. E dico, nel mese di marzo, possibilmente nel mese di marzo, dice non voglio arrabbiare, no, dice non voglio arrabbiare. E quindi i nomi degli interventi, le personalità che devono intervenire, nel programma generale non erano stati inseriti, perché ancora lui non me l'aveva detto, però abbiamo riparato, abbiamo inserito tutto. Sono delle deduzioni. Sì, allora no, brevemente, brevemente, molto brevemente. Ecco, sì. Toscano. Ecco, diamo solamente la comunicazione che saremo qui mercoledì dall'altra parte della villetta, perché oggi c'è un'altra manifestazione, quindi occupiamo dove il libro si occupa la sala, gentilmente. Quindi mercoledì allo stesso orario, mercoledì 22, si parlerà dei principi di separazione tra poteri e nuovi argomenti. A parlarne sarà il dottor Paris Perlazza, procuratore della Repubblica di Palmi, e il professore Daniele Cananzi, che è professore di filosofia del diritto dell'Università La Sapienza di Roma e della Mediterranea. E quindi poi andremo con la letteratura mondiale, con il ciclo di letteratura di lingua inglese e con Steinbeck e Furore, con la professoressa Comi. Ecco, diamo semplicemente questo, e questo si svolgerà alla Sala San Giorgio al corso. Quindi noi dobbiamo ringraziare il buon Donnuccio che ci ospita veramente, abbiamo il professore Vassari, che è un grande collaboratore, che ci ospita da quest'anno fa 17 anni, come passa il tempo, eravamo tutti più giovani, no? Quindi però con la cultura non si invecchia mai, no? Abbiamo il piacere di avere anche a Seta qua, lo scultore, tanti amici che può dire. E allora, intanto ringrazio Domenico Salvatore, questi il professore Rodà, che poi dirà il nome, e tutti gli intervenuti che citerà qui il nostro moderatore, che è il dottore Elio Sevitano, primario ospedaliero, ma dobbiamo dire che deve essere qua questa sera, scrittore e poeta altissimo, questo lo dobbiamo dire, quindi. Le lettrici, i lettori ci sono? Io dirò breve note, perché vorrei soffermarmi eventualmente, se ci sarà qualche secondo, in seguito interverrò. Va bene, sonetti di Fossati, però diciamo, per chi non conoscesse a fondo di qui il nostro scrittore Domenico Salvatore, dirò non tutto perché sta abbastanza lungo. D'Antonino e Francesca Morabito, i cari nonni si chiamavano Giorgio Salvatore e Rosa Maria Mercurio. Domenico Morabito e Giovanna Presidente ambiente di Porto Saggio, infatti domiciliare da Parantagno. Questo è solo buono tutto. Quindi, dopo un anno di aver conseguito la maturità magistrale e insegnante, è stato nel collegio Pio XII, localizzato in Castello di Buffo, mi piace che localizza tutto, dove, i siti dove lui poi ha frequentato l'università, la facoltà di magistero. Se mandano segni si vada a sentire.
poco più di 18 anni comincio a collaborare con il giornale Mattati, senza diritti di firma, con la gratificazione della sigla alla tribuna del Mezzogiorno. E poi al Fenomeno, pagine della Calabria. Dopo approdo il giornale di Calabria, etichettato il mancino di Piero Ardenti, a fianco di questi Giosefini, come Benino Rampa, Raffaele Malita, Franco Parabrò, passa alla Gazzetta del Sud, da Pellola Braccaleone, quando il corrispondente titolare della Ragione, defunto avvocato Gabriele Malara, viene assunto dalla RAI di Cosenza. In base a Oggi Sud, un settimanale di un tabello del settembre quotidiano, quindi transita nel quotidiano Giornale di Calabria, versione più sempre di lui. Infine al quotidiano della Calabria, qualche film anche su Calabria Ora. Ha collaborato all'agenzia ANSI e alla RAI. Inoltre con diverse radio che gli sono arrivate da Antenne Libere, RTL, Telemetro Versione Azzarà, Telerec, Antenna Fedea e quindi tutte queste teleradio, Franco Leone, Leone, Catene del Merito, Versione Taverna. Poi ha collaborato il Corriere del Rione, il Mercatone, l'Avvenire di Calabria, redattore e caposervizio di Settimanale di Crotonese, la Tribuna di Calabria, direttore di Idea di Acolis Aria Venofa, ed è Venofono, il provinciale Meridione Online, presidente dell'Azione Cattolica Parrocchiale e Circolo Culturale Molino, giocatore capitano allenatore della Fossa Tese Campo, vicepresidente di Venofono. E allora. Ci sono soffermi di E allora volevo dire questo. Devo dire di ringraziare a nome mio, conoscente della scrittura della Calabria, dei servizi che ha prodotto delle nostre manifestazioni. Sei gentilissimo e devo dire presente, grazie. Allora io cerco di portare la parola perché qui si va gentilinando il secondo al dottore Elio Stelitano, caro amico, abbiamo detto prima, scrittore. E poi la storia non è stata buonasera a tutti. Bene. E siamo sulla tabella di marcia con un ritardo di circa mezz'ora che probabilmente possiamo recuperare perché alcuni relatori non sono presenti. Sono previste delle letture di alcune poesie, dipende dall'autore se vuole che vengano fatte subito, che è così, ecco. Rosalia Salvatore, che conosciamo bene, che leggerà alcune poesie dell'autore che è a lei sconosciuto e quindi è la figlia, per chi non lo sapesse. Sul tuo greto ho pianto le mie pene d'amore, sul tuo letto ho gridato nell'ora del distacco, i miei panni asciugavo e le carezze di Bacco stordivano nel sole il mio immenso dolore. Mamma fiumara, che tutti i residuati accetti, liquidi, solidi, aereiformi e senza rifiatare, pure le zimbe ti forzano a dover accettare. Questi sono dunque i nostri grandi rispetti, un campo sportivo per i giovani, quel vitrò volle fortissimamente, volle. La fogna non fermò le tenere magliette del Bologna, sul sito volle, senza ma, neanche un però, fichi d'India, ficare e racina nella discarica, e non trovi mai nessuno che si rammarica.
una maestra. Mentre discesi per la calata dell'avvocato, parvemi rivedere, seduta in cima alla scalinata bianca, la mia maestra Natalina, a rovistare tra le carte come era solito fare, eppure stamattina. Non ricordo nemmeno come sono cadute quelle primavere. Della tranquilla, spensierata fanciullezza, felicità del niente, davanti al palazzo dei Guarna, mi trovo con i miei pensieri. Fedeli amici di un tempo migliore, a dorso vanno sui destrieri, fretta non sopportano oramai, su e giù corrono lentamente. Già le voci bambine sento provenire liete dalla navatella. Fordicchi, urla Don Angelo ai franti, distesi sui banconi. Rivedo la signora Sgrò, le gambe incrociate a cavalcioni. La pagella svolazza lieta e gaudente, turbina la manovella. Presto l'afferra con mare ciccia. Dentro la borsa ripone e copre bene, sotto l'enigmatico sorriso, tutta l'emozione. Direi di cominciare subito con l'editore del libro, perché penso che anche questo possa avere un significato nella comprensione e nella genesi del testo. E quindi chiamo il dottor Elio Cotronei affinché dica come è nata la pubblicazione di questo libro con la sua casa editrice e quante altre pubblicazioni, accennando rapidamente, ha già fatto la casa editrice e quanta altra attività c'è con l'Università della Terza Età. Prego Elio. Si richiede un'estrema sintesi e tale sarà. Ho conosciuto Domenico Salvatore 27 anni fa, per l'occasione avevo fondato un'università per la terza età e lui fin dai primi anni mi ha seguito, forse perché soffriva di cataratta vedendo in me qualcosa di buono. Poi nel 2000 abbiamo fondato un giornale, lui era giornalista, io ancora non lo ero e quindi mi ha fatto da direttore responsabile e lo è ancora. Fondammo un giornale che si chiamava Delia Polis, che poi nella versione online è diventato Delia Press. Siamo arrivati a 80.000 lettori al mese, non è una cosa da nulla. E quindi nel panorama locale spaziamo da Bruxelles fino all'ultima associazione della Calabria e pubblichiamo continuamente anche le attività del CIS. Ho l'occasione di ringraziare intanto la Divina, come la chiama Domenico Salvatore, che è la presidente del CIS, lui la chiama così, per l'ospitalità, e anche i relatori che sono prestati per presentare il suo lavoro. Domenico Salvatore ha alle spalle 51 anni di giornalismo. L'anno scorso ne ha fatti 50 ed era meritevole di qualcosa di particolare. E infatti ho voluto pubblicare il suo libro non tanto perché erano i 50 anni del suo giornalismo, ma anche perché è stato sempre al nostro fianco, ha lavorato con noi, eccetera, eccetera. Domenico Salvatore ha letto un po' la storia, ma io voglio dire una cosa che lei non ha detto, perché non la poteva sapere. Domenico Salvatore è quello che, quando gli altri suoi colleghi giornalisti la parola mafia, 'ndrangheta, manco la scrivevano sui giornali, lui scriveva di mafia, 'ndrangheta e le malefatte che facevano. E questo riconoscimento gli è stato dato anche da tutore delle forze dell'ordine per il coraggio che ha avuto, parlando schiettamente delle cose che, come stiamo facendo ancora oggi, perché non ci risparmiamo le informazioni, come per esempio quella che è capitata all'Ocrido, quelle scritte contro il Ciotti dicendo siete tutti sbirri. Se essere sbirri è essere contro questa gente, siamo sbirri tutti, dico io. Bene, Domenico Salvatore
e quindi dopo 50 anni raggiunge questa opera che io definisco della maturità culturale, perché a un certo punto si è voluto provare in un altro ambito. Non è il primo libro che noi pubblichiamo, alcuni li ho portati qui, altri 7, 8, 10 libri. Quando lui mi chiama editore gli dico: guarda, non lo fare, che la gente pensa che lo faccio per guadagno. Io quando pubblico un libro vuol dire che ho i soldi per stamparlo, non li faccio pagare a chi li stampa, li pago io e finisce lì. Poi li regaliamo molto spesso, se recuperiamo qualche soldino per fare attività è già molto. Questo è essere editori dal punto di vista del volontariato. Ma penso un 10-12, una cosa del genere, però alcuni libri sono esemplari unici, voglio dire, nessuno ha mai scritto un libro su Papa Marina, quello è esaustivo. E tante altre, per esempio un libro di gastronomia sull'area ellenofana l'abbiamo scritto solo noi, e così anche sui segni della tradizione, solo che le facciamo con pochi mezzi, eccetera, eccetera. Ora, tornando al lavoro di Domenico Salvatore, è un personaggio a modo suo tragimante. Lui non si limita mai, la sintesi per lui non esiste. Per dire qualcosa deve dire 100 cose, per cui comincia da Omero e finisce ai giorni nostri. E questa è la sua caratteristica. Qui non poteva scrivere un libro di poesie qualunque, ha scritto un libro di sonetti, ma ha scelto 216 personaggi di Fossato e ha voluto che il suo libro, non si capisce dalla copertina, ma si capisce all'interno, il titolo fosse scritto minuscolo, Sonetti di Fossato, per dire una cosa terra terra, ma in effetti non sono terra terra, perché sono di Fossato, cioè parlano di quella realtà, ma danno uno spaccato antropologico di una realtà, perché ha preso ognuno di questi personaggi più salienti, individuabili col soprannome, altrimenti impossibile da individuare, e ne ha fatto uno spaccato limitandosi alle righe che prevede il sonetto e non più di tanto. Anche se qualche licenza poetica se l'è permessa, perché a volte il numero di sillabe non sono quelli canonici, ma questo glielo perdoniamo. Se Leopardi ha scritto lo Zappatore, Domenico Salvatore può fare anche le righe più corte. Bene, detto questo, ho finito. E per essere più preciso, vi leggo poche righe che ho scritto come prefazione al libro. Domenico Salvatore, dopo un intenso percorso durato una vita, perviene a quest'opera della sua maturità culturale. Non scrive soltanto sonetti ben studiati, calibrati, ma piuttosto usa la parola per dipingere persone, luoghi, miti, fornendo uno scenario antropologico, un quadro d'insieme, un caleidoscopio che dà contezza di una realtà, quella fossatese, che solo un osservatore acuto e dall'animo sensibile come lui è in grado di concepire. Nella sua composizione c'è sempre l'immagine chiara dei suoi personaggi, dei suoi luoghi, un'immagine senza immagine, giacché sono i suoi versi che individuano chiaramente non solo tutti i contorni, ma anche le significative sfumature. 216 sonetti che mantengono viva l'attenzione del lettore, riportandolo continuamente in situazioni che si ha l'impressione di avere già rivissuto in altri contesti, con un realismo di notevole caratura. L'indulgenza frequente verso la cultura classica fa immaginare da dove viene la sua formazione. Frequentemente indulge nel mito, destreggiandosi con sicurezza, poi torna dai suoi personaggi, nei suoi luoghi, introduce i miti suoi, con l'intenzione non dichiarata di farne un mito a loro volta, e li colloca nel fossato concreto del suo luogo d'origine. Concludo. La sua non è una superficiale esibizione poetica, perché descrivendo i suoi personaggi con le regole dei sonetti ci immerge in situazioni che si prestano ad approfondimenti antropologici, storici, letterari e socioculturali i più vari. E con questo ho detto tutto. Allora, passiamo la parola al relatore ufficiale, professor Domenico, ora rettore del convitto Pasquale Gallucci di Caranzano. Prima di leggere la relazione devo fare un inciso. Con Domenico Salvatore ci siamo conosciuti negli anni 70, diciamo 60, frequentavamo l'Istituto Gulli. Di Domenico Salvatore, giovane, ricordo un particolare, come ricordo, questo è dovuto alla memoria storica di ognuno di noi, perché a volte è vergognoso oggi parlare con persone di una certa età anagrafica che non riescono a ricordare. L'altro, faccio un esempio molto indicativo per capire. L'altro giorno mi trovavo da un medico idoneo, medico di famiglia, e c'era un signore di una certa età, il quale ha detto: il signore che mi sta di fronte, indicando me,
non sa chi sono i calandretti. Io gli ho risposto papale papale. Lei è caduto male, nel senso, avendo studiato e avendo come retaggio culturale le tradizioni, le usanze, i costumi di quel mondo che ormai è dimenticato nelle valli, come diceva Pierpaolo Pasolini, e parlando della nostra cultura di omologazione linguistica, non gli ho risposto che cosa sono le calandredde. Non fa parte della mia cultura dire sono dei calzari che usavano i pastori in Aspromonti, ben descritti da Corrado Alvaro. Corrado Alvaro, sembra strano, dove ha studiato? Ha studiato insieme a me a Salvatore? Assolutamente no. Ha studiato presso il convitto Galluppi di Catanzaro. E la storia poi che si avvicina. Infatti nel 2008 mi manda la direzione scolastica regionale, pensando di fare un piacere, mi manda presso il convitto Galluppi di Catanzaro, che rimane al centro storico. Un convitto storico. Io non gli ho risposto a quel signore, gli ho detto se ho intercalato alcune espressioni in vernacolo calabrese, anche perché dalle nostre parti, chiudo subito l'inciso, Salvatore, dalle nostre parti si parlava un tempo un codice linguistico dominante, che non era la lingua come annuisce il mio amico che sta in fondo con la lente di Condofuri, Condacorio, vicino al paese per eccellenza, ma era la lingua evoluta, rimasta come in origine, la Koinè, e si differenzia col greco che si parla in Grecia. Gli ho detto come ha chiesto la mano, non lo conoscevo questo signore, questo avventore, come ha chiesto la mano a sua moglie, in metrica greca, in metrica latina o in vernacolo calabrese? Io, conoscendo quella lingua, l'ho chiesto in vernacolo calabrese. Li morti voci e li mai gran passioni. Salvatore, torno immediatamente sul tema. Scumbogliano lu cori d'ogni amanti. Ricco mi trovo alla disperazione. Ricco si trovava ricco, contestualmente ricco e disperato. Fuoco dumato per tutti sti canti. Non mi direte che non ho favori, avrebbe dovuto rispondere Rosita. Togliamo l'orologio, perché i tempi di percorrenza vanno rispettati. Non mi direte che non ho favori, che ho la spada delle mie genti. E se le mie genti sanno qualche errore, ciangi, ma lì per mia la tua ornata. Il calabrese, come il professore Arillotta, che ha la testa dura, dice... Bella, non mi muovo di sta strada, lo dico per me, lo dico per me. Avrebbe dovuto, bella, non mi muovo di sta strada, se non mi duni morti oppure vita, non mi la dare alla dimenticata, che lo tomuri non è cosa di poco. La sta convincendo, accompagnato dal suono dell'organetto, del tamburello, lei stava sopra, era una nobile, decaduta evidentemente. Come rispondele, Lucarro all'anchianata si tratteni, alla calata gran furia si piglia, e con un cerne la farina buona, lupani si lo mangia di caniglia. Poi continua a scapolamo di lepre stucchiamo. Torniamo a Domenico Salvatore. Ci incontriamo. Una particolarità di Domenico Salvatore, che fa parte della memoria storica, poi andrò a leggere brevemente la relazione, lui amava lo sport, nello specifico amava il calcio. E c'era pure un nostro compagno di scuola, Verducci, che nel mondo della verità, il quale amava il pugilato. Salvatore continua tutt'oggi a descrivere le partite di calcio, e quando lui scrive parla dell'onomastica e della toponomastica del suo paese, ma tre momenti sono fondamentali nella sua formazione. Lui incontra una professoressa di nome, la incontra, se non vado errato, a Nicotera. Annuisce evidentemente a Nicotera, quando lo stesso autore frequentava la scuola media, e questa la descrive in termini abbastanza elogiativi di un insegnante che gli ha dato l'input, una formazione e un amore per la cultura, un amore per la lingua.
e da quel momento in poi si è invaghito di un grande autore, si fa per dire invaghito, si è appassionato di Ugo Foscolo. In seguito Salvatore frequenta l'Istituto Magistrale, allora gestito dal preside Zaccone, e incontra altre due figure. Per capire la figura, l'essenza, la poesia, bisogna viverla in prima persona. Uno dei primi momenti è stata la sua formazione. Il secondo momento, aver conosciuto un altro professore, che come retaggio e come cultura, professore di altri tempi, mi sembra che il professore si chiamasse Filippo Velonà, ma c'era un altro professore, Nicola Borruto. Ma Filippo Velonà aveva un particolare molto indicativo nell'interrogare gli alunni. Lui ripeteva, ti chiedo scusa se alzo il timbro di voce, non ho bisogno, fa parte della mia, alzare il timbro di voce, infatti, allora, aveva un modo particolare di interrogare gli alunni. Lui ripeteva, intercalava l'espressione a volo d'uccello, a volo d'aquila, Domenico Rodà o Domenico Salvatore, mi devi parlare di Paolo Sarpi. Io ricordo il particolare, è un aneddoto ma è la verità, non lo so se l'autore, il poeta nostro di cui oggi parliamo, si ricorda il particolare. Interroga un nostro compagno di nome Delfino. Delfino, mi devi parlare. A volo, sorride evidentemente, è tornato a ritroso con la memoria. Dice, Delfino, mi devi parlare a volo d'uccello e a volo d'aquila di Paolo Sarpi. Delfino, che sapeva semplicemente forse 3-4 notizie, ma conoscendo la psicologia, la cultura, la vasta cultura del professore, che cosa fa? Paolo Sarpi, ricordo che dice, Paolo Sarpi era un autore veneziano, ha scritto un volume sul Concilio Tridentino, ma ben presto venne in contrasto con la Curia di Roma. Chiuso, soggetto, predicato, complemento e così via. La frase è chiusa, finita. Ha dato alcune notizie, però poi ha fatto un'altra frase. O due o tre frasi. L'altra frase gli ha detto, ben presto entrò in contrasto, io mi dilungo un poco, con la Curia di Roma. E mentre una sera passeggiava per le calli di Venezia, venne pugnalato da un sicario. E mentre veniva pugnalato, rispose in usò un'espressione in latino, agnosco stilum romani curi. A che? Mi chiedo scusa se parto. Sì, risponde agnosco stilum romani curi. Mi chiedo scusa. Il professore, quando ha sentito l'espressione agnosco stilum romani curi, ha battuto fortissimo, ha detto il nome del ragazzo. Noi ci siamo spaventati. Il nome del ragazzo. Delfino, gli ha detto, mi chiamo. 10 al posto. Evidente, il professore, voglio dire, forse l'alunno conosceva queste due o tre frasi. Entriamo subito in merito. Quindi la formazione del nostro poeta, del nostro autore, demanda alla sua formazione e alla conoscenza delle varie figure. Vi sono delle figure molto indicative, come il ciabattino, in contrapposizione a delle figure nobili, o se volete borghesi, che hanno perso il podestà. Oppure la Villa Manti che rimane sopra Fossato, dove lui descrive in termini abbastanza concreti e crudi la nobiltà di un tempo decaduta, e quella villa, i Ruderi. E quindi questa è una denuncia
voglio dire volontaria, ma che si legge tra le righe, nella metrica di Salvatore, si legge tra le righe di una società, diciamo della giunta, degli enti locali, della provincia, dello Stato inadempiente, a recuperare quei valori. E il sacrificio, fondamentale è il sacrificio. Il sacrificio lo si nota in una sua composizione, i professori di San Luca, ma San Luca no dove c'è il fiume Buonamico, San Luca è una piccola frazione di Fossato, Fossato, Fossatello e San Luca. Quando i docenti si recavano a piedi e dovevano attraversare, quando non era stato fatto il ponte, a piedi. Inizialmente non vuole essere una critica. Nei versi di Domenico Salvatore, egli è leggermente, non dico molto pessimista, è leggermente pessimista. Lo si capisce nel sonetto Il soldato, oppure l'altro sonetto L'americano. Lo si capisce perfettamente, tant'è vero, se non vado errato, nel sonetto L'americano, che demanda sempre all'abbandono della propria terra, egli va bene, sì, Salvatore, avendo studiato il mondo classico, si rifà ai sepolcri di Ugo Foscolo e ai cimiteri di Ippolito Pindemonte, e conoscendo abbastanza bene l'editto di Saint-Cloud del 1804, dove Napoleone Bonaparte aveva stabilito che i cimiteri dovevano essere costruiti al di fuori delle mura della città e tutti dovevano avere la stessa iscrizione, cosa che in realtà non è avvenuta. Nel soldato l'autore inizia così: caro Nino, ti scrivo, così mi ricordo un po', citazioni di una celebre canzone di Lucio Dalla. Lui diceva però: caro amico, ti scrivo. Il sonetto chiude con l'invito a pregare sulla tomba del caro spirito, della persona amata. Tant'è vero che un autore, Regino, un signore di nome Cannizzaro, scrive pure sui cimiteri, ma scrive di una figlia, la quale figlia aveva 15 anni. Infatti, se uno è attenzionato, fa attenzione, portandosi al cimitero di Condera, a destra, dice, il padre che aveva perso la figlia, scrive alcuni sonetti. A destra, entrando nel funereo lido, dove i passi miei sovente guido, col volto lacrimoso in cor lo schianto, un genitore, il papà, distrutto per la perdita. Salvatore, in una seconda fase, denuncia a chiare note, diciamo, le inadempienze da parte di chi? Da parte di uno Stato centrale, ma nel contempo, diciamo, che parla della roba, parla dei personaggi, parla delle zimbe, ricoveri per porci, parla degli stenasti, stenosso significa luogo stretto, parla di frondò, luogo ombreggiato, parla di mancuso, luogo poco soleggiato, e riporta le espressioni perfettamente, parla pure del catoio, che sarebbe in lingua greca, perché ancora pure nella cittadina di Fossato sono riportati, persistono alcuni termini greci. Va dato atto a Salvatore che, descrivendo quel mondo di vinti, come l'ha descritto il grande scrittore meridionalista Giovanni Verga, lui denuncia uno stato di abbandono, di comunità che tendono a scomparire, anche se poi devo dire che rispetto ad altre comunità, ancora quando Salvatore scrive questi 216 sonetti, significa che ci sono
200 persone, 216 famiglie, perché poi parla dei capostipiti, parla del capofamiglia, e gli devo fare un plauso veramente che coglie i veri sentimenti delle persone, delle donne che riescono con i sacrifici a condurre e a portare avanti la propria esistenza. Grazie Salvatore. Allora, con la bellissima relazione del professor Vela abbiamo concluso la parte strettamente tecnica del passiamo agli interventi programmati, fare il progetto programmato non ci sono, quindi è la volta della professoressa Rosa Marrapelli, diciamo, tenete conto che alle ore 19 dobbiamo lasciare la sala, dovremmo avere anche la possibilità di fare qualche intervento. Buonasera a tutti. Io ho sintetizzato le mie considerazioni in una breve relazione che vi leggerò, alzando la voce anch'io un pochino. Versi in piena assoluta libertà, quelli scritti da Domenico Salvatori nella recente sua prima pubblicazione dal titolo Sonetti di Fossato. Pensieri senza argini, senza limiti o regole da osservare, quelle espresse dall'autore, in perfetta sintonia con la sua natura libera, scevra da imposizioni, da divieti che possono imbrigliare la sua netta coscienza. Il lavoro preso in esame è caratterizzato da una interessante molteplicità di temi, ruotanti tutti intorno ad un unico centro di interesse, Fossato, il paese dell'anima, in cui Domenico Salvatore è nato e da cui spiritualmente non si è mai staccato, pur avendolo lasciato per altre contrade della Calabria per motivi di studio prima e di lavoro dopo. Nello scorrere le pagine del libro emerge subito la grande forza di volontà del poeta Salvatore, che ha atteso una vita sulla soglia dei 70 anni per arrivare a narrarsi, a narrare il proprio vissuto attraverso quello dei suoi paesani, amici e conoscenti, facendo venire fuori alla fine, quasi in forma introspettiva, analitica e liberatoria, un mondo vivo e palpitante che egli si è portato dentro, fotografie in bianco e nero serbate nell'album del sensibile suo animo. Il paese d'origine, infatti, tanto nella sua semplicità di vita, quanto nella sua grandezza morale, per l'autore rappresenta la sua infanzia, il mito della sua fantasia e quindi la maggiore, se non l'unica fonte di ispirazione delle sue liriche. Egli sottopone all'attenzione del lettore il suo antico borgo, di cui è stato attore partecipe vivo, attento ed incantato osservatore, e di cui, tra l'altro, ha saputo fotografare l'anima, fermandosi sui suoi laboriosi abitanti, collocati ognuno al suo posto, come tanti pezzi unici di pastorelli di un presepio paesano, sacro nei suoi colori, sapori ed odori, custoditi una vita dentro il cuore. Ama profondamente il suo paese, il poeta Salvatore, per cui indugia su ogni suo elemento naturale, la mamma fiumara, la collina di Lattecogna, la fontana di Largenò, la rocca Mattana, entrando nei dettagli interni ed esterni per farci provare l'essenza della paesanità, sì, della paesanità, della vita vissuta nella comunione di un tempo, per le strade, sul gradino di casa, in piazza, dal barbiere al mulino d'acqua, sui campi di grano mietuto. Statuine di piombe tale immagine, rivissuta alla luce di una fervida fantasia, della rimembranza e della devozione al borgo, ben rifinite nei contorni da uno scrupoloso scultore, il nostro Domenico Salvatore, che affascina e sorprende il lettore con la poesia d'immagine che egli abilmente riesce a produrre.
personaggi come il pastore Leonardo Finemundo, l'oste Don Nino Ambrosio, l'imprenditore Carmelo Pellicanò Cacafoco, Mica Ricca, disegnate dalla penna di Salvatore, meritano il nostro applauso e il nostro rispetto. A prescindere dal concetto di poesia o non poesia, di sonetti o non sonetti, e attraverso la vis poetica paesana, indubbiamente, la forza della poesia visiva e d'immagine che Domenico Salvatori intende contagiarci, trascinarci dentro il caleidoscopio dei sentimenti ed emozionarci. L'autore, affascinato dalla mitologia greca e romana, nutre per Ugo Foscolo, il poeta di Zante, una grande ammirazione. Nel titolo della sua opera, pertanto, si è ispirato per certo al poeta Vate del neoclassicismo italiano. A parte questo riferimento classico, il termine sonetti in Domenico Salvatori, quasi sicuramente, assume un significato particolare, originale, come originale il modus scribendi del nostro caro amico poeta, scrittore, giornalista di Fossato. Intanto, i sonetti di Domenico sono tali per il numero dei versi, per la divisione in quartine ed interzine, per la rima osservata. Se poi l'endecasillabo e la cadenza degli accenti sono sacrificati all'esigenza di approfondita descrizione del soggetto trattato, ciò non è la fine del mondo, cari signori. Nell'epoca in cui Samantha Cristoforetti, dallo spazio, a bordo di un'astronave, ha serenamente dialogato con il presentatore del Festival di Sanremo, tale licenza, per così dire, di Domenico diventa un'inezia sopportabile e perdonabile. Ogni neo face bellezza. Ci viene in aiuto l'indiscutibile saggezza degli antichi. E poi, a parte tutto, forse che sonetti in chiave umoristico paesana non ha anche il significato di suonarle a qualcuno? E Salvatore, ai suoi amati paesani, senza parere, con la pacatezza e l'educazione che contraddistinguono la sua poliedrica personalità, gliele suona anche, e a volte pure vigorosamente. E lo fa attraverso le sue creazioni, aprendo il sipario del suo fantastico teatro, tirando tende sull'immaginario palcoscenico di Fossato, sollevando veli, aprendo armadi con relativi scheletri, mettendone a nudo, in sostanza, segreti, fatti e misfatti personali, vizi ed intemperanze varie, nel rispetto di par condicio nei confronti di tutti, ricchi e poveri, ignoranti ed intellettuali, generali e barbieri, nobili e popolani. La poesia, infatti, è anche verità e coraggio nel trasmetterla agli altri senza paura. L'autore conduce quindi a modo suo, attraverso la sua ricca opera, con non comune orgoglio di appartenenza, la sua battaglia di civiltà contro le ristrettezze, l'isolamento ed il limite ambientale. Lievito madre per ogni contesto piccolo e chiuso, come lo era Fossato della sua infanzia. Non solo sa dare bacchettate da maestro Domenico Salvatori, ma sa anche esaltare la lacera e il lavoro dei campi, il mondo e la civiltà agropastorale, i faticosi mestieri di un tempo, la natura incontaminata, la madre lingua dialettale, patrimonio culturale da non disperdere, da recuperare e rinverdire attraverso anche la riproposizione delle antiche tradizioni popolari celebrate ampiamente in questa complessivamente bella opera. In essa, in quest'opera, ogni sonetto infatti suona come un inno al passato, al tempo che fu nella realtà di Fossato dei ricordi infantili dell'autore. Ben 216 sonetti equivalgono pertanto ad altrettante marmorie colonnine ricche di fregi che messi insieme sorreggono un grande tempio, una grande casa, l'affiatata comunità che gravita intorno al borgo di Fossato, tenendo saldo ed unito un variopinto amalgama umano. Un mondo lontano, sparito tra i terremoti, le brume aspromontane, le rovinose alluvioni, le fiumare straripate, un paese su cui da tempo è calato il buio,
ma su cui, ci dice l'autore, nel suo lavoro pulito e dignitoso, il sole della memoria e del ricordo non deve tramontare mai. Vi ringrazio. Grazie per questo intervento appassionato e approfondito, molto perché lo meritava Domenico. Perfetto, perfetto. Quindi a lui in particolare. Adesso ritorneremo su questo poi nella fase della conversazione. Antonella Genova. Sì, cerco di essere pure io sintetica. Tanto buonasera a tutti. Va bene. Ma intanto ringrazio Domenico Salvatore per l'invito e naturalmente la Biblioteca De Nava per l'accoglienza. E vado subito allora a leggere la mia recensione. Trovarsi a recensire un'opera ha il senso dell'onore ma anche dell'onere. Ti trovi a tu per tu tra la tua anima e quella dell'autore. Vi confesso che il mio primo bisogno è di arrivare a scorgere quello che è invisibile agli altri, forse anche all'autore. Cercare qualcosa che nasce tra il mio esperire e l'oggetto, e per questo ha qualcosa di unico e appunto non detto. Generalmente quando mi appresto alla lettura di un libro, cerco di entrare tra le pagine in punta di piedi, quasi con pudore. In questo caso mi sono subito accorta che entrare in punta di piedi significava restare in superficie, non sentire le pietre focaie, i sassi, i tesori nelle casse, i lampioni azzurri grandi come il mare e la carcara rovente che non si spegne mai e che occorreva un'esperienza diversa, viscerale, quasi carnale. In tal modo ho poggiato radicalmente la mente e di più le radici del cuore per muovermi con passi profondi e resistenti tra la terra di fossato, tra la cultura e l'arte, la mitologia, i proverbi, i detti, gli aforismi dei sonetti di Domenico Salvatore, tra ruvidità e lievità. Una diade che definirei hegeliana, ovvero un'alternanza di opposti, traboccante in una sintesi piena, che riproduce un prezioso documento storico di cui la letteratura calabrese può darsi pregio. Poggiarsi con profondità tra i versi, penetrare la terra per tentare di entrare in ogni più nascosta crepa sociologica e antropologica, che tratteggi omaggi il borgo natio. Questo è in fondo il desiderio di Salvatore. Sceglie la poesia e la filosofia foscoliana come strumento gnoseologico e anche salvifico dell'immortalità. Questo è il suo convincimento e il suo sogno, ma per raggiungerlo non è un dolce peregrinare. Anzi, il nostro poeta si muove in una rarefatta atmosfera leopardiana o schopenhaueriana. Come in Schopenhauer vi è nei sonetti una rappresentazione della realtà in cui soggetto e oggetto sono sullo stesso piano. La causalità è la vera essenza della materia. La persona brillante, dice Schopenhauer, sa percepire che certe cose vanno insieme e che la causalità è all'opera in un certo modo. E Domenico Salvatore è una persona brillante, rappresenta e fa agire la materia dei suoi sonetti con una precisa causalità. Ma a differenza di Schopenhauer, che afferma che la realtà che ci rappresentiamo non è nient'altro che la fotocopia mal inchiostrata, celante la vera realtà delle cose, Domenico Salvatore sembra strappare il velo di Maya e rappresentare vivamente l'essenza del mondo di fossato e per estensione l'universo mondo. Il capitano Salvatore arrampica la sua anima stremata, attraversa ogni lembo di terra, si curva nel tormento della fiumara bruna con il fardello pesante, tra i proletari, tra il profumo antico di rose, tra paesaggi incorniciati da fiori di ginestra, margherite, dove Spartà si tinge di viola e fichi d'India. Arranca e resiste indefesso nel viaggio della conoscenza, che condivide generosamente con i lettori, compagni di viaggio. Un viaggio ai bordi di un roccioso strapiombo, nonostante la chiave di lettura che come una mappa segreta ci dona alla pagina 13 e ci indica delle direzioni. È un camminare tra i versi per arrivare fino in fondo, nel profondo della conoscenza, in una vastità che è dimora dei padri. Salvatore conduce il lettore nell'ancestralità,
nell'antropos, nel pathos, fino a scoprire, tra mille giri, una moltitudine di personaggi. Ognuno di loro insegna qualcosa. Penso ad un Salvatore Stellitano purburata, un galantuomo quando ancora i figli davano il voi, legato agli ideali della famiglia, del lavoro, dell'onestà. E così conclude il sonetto, bazzicò la sezione, amò la democrazia e pure la libertà. Penso ancora a Domenico Zampaglione, uomo saggio, che fece mille mestieri per campare la famiglia. O ancora penso a Donna Rosa Maria Mercurio, così la scrive e la descrive Salvatore, ascoltate, femmina astuta, unica, sapeva leggere e scrivere. E ognuno di loro rappresenta una zona del paese di Fossato e costruisce e costituisce l'omaggio. Ogni zolla si lega all'altra e forma la comunità o calabritudine, che Salvatore racconta con orgoglio e senza pregiudizio. Versi comunitari, etici. Fa un passo avanti Salvatore rispetto all'idea foscoliana a lui così cara. La corrispondenza d'amorosi sensi si costituisce anche tra vivi, un'aggiunta di valore che lo avvicina al filosofo Kropotkin in quel sogno di mutual aid o mutuo soccorso, semplicemente umanità, che sembra essere l'ultimo angelo, ricordando la splendida ed efficace iconografia del poeta calabrese Morabito. Domenico Salvatore ci allontana dai rumori della tecnologia, della velocità, dell'intelligenza artificiale, dell'ansia e ci conduce negli anni 50 tra scene di vita quotidiana, nella semplicità della vita rurale, tra rumori antichi, dove l'unico suono, ti-tic, ti-toc, spezza la quiete agostana e il din-don-dan espande l'antica campana. Questo libro appare una summa enciclopedica, dove il poeta con disinvoltura si sposta dal latino al vernacolo, alla filosofia greca, alla merceologia, alla toponomastica, alla omeopatia, alla Divina Commedia, alle Georgiche di Virgilio, a Schopenhauer, altro che tesoro di Alibaba. Domenico Salvatore imbandisce una tavola con sopra il tesoro della conoscenza. Quando si arriva alla lettura della poesia Pellegrino, ci si accorge che ancora una volta va oltre Foscolo. All'autore di sonetti di Fossato non bastano le mere illusioni. E lasciando le sue spoglie di capitano indossa abiti dimessi e semplici di pellegrino e veste con cura e affesta il suo animo e in attesa del trapasso nella muta vallata dice eccomi Dio. Un verso che lo proietta oltre il tangibile, oltre il materialismo ateo o la religiosità laica foscoliana e lo fa giungere in un luogo pieno di luce e di bellezza. Poeta della luce e della bellezza, forse in tal modo l'avrebbe definito con una delle sue suggestive iperbole linguistico-letterarie il compianto maestro Pasquino Crupi, affiancando Domenico Salvatore un'altra poetessa calabrese, Francesca Lo Iacono Ruperto, che appunto l'illustre Crupi la battezzò poetessa della luce e della bellezza. Anche riguardo alla bellezza, Domenico Salvatore va oltre e utilizza una categoria dello spirito che ha un valore epistemologico, la tenerezza. Mi spiego. A differenza della bellezza, la tenerezza ci fa vedere oltre la rigidità estetica della bellezza ed è questo lo sguardo di Domenico Salvatore nel ritrarre il suo borgo natio. Sceglie la struttura e il registro del sonetto, del breve canto, ma nulla di breve si scorge in questa sua opera. E uso opera non a caso, ma nel senso proprio letterale, prodotto frutto del lavoro artistico e intellettuale. Tutto è presagio di un pensiero profondo, di una lunga e precisa capacità descrittiva ed introspettiva, di un fermarsi in una rara e ricca analisi antropologica tra quartine e terzine. Il sonetto ha una sua propria musicalità. Il suono si estende tra lievità e ruvidità, forse un po' come la storia della vita che racconta. L'unica brevità è nell'ultima terzina di ogni sonetto, come se Salvatore non si soffermasse a concludere, ma avesse già in mente il sonetto successivo. Concludo dicendo che naturalmente sbilanciata è la mia recensione, cioè di poco peso rispetto al peso dell'opera di Domenico Salvatore, di questo mi scuso.
Naturalmente il libro merita un maggiore approfondimento. Anch'io, come il dottor Pino Toscano, che ha curato l'eccellente prefazione, ringrazio Domenico per avermi dato il privilegio di viaggiare tra i suoi versi e soprattutto tra la sua sapienza, che soddisfa la mia sete di conoscenza e la arricchisce, e aggiungo, la rende felice, visto che oggi è la giornata mondiale della felicità. Ringrazio tutti per l'ascolto e buona serata. Grazie a tutti. Casa mia. L'altra, l'altra. Allora, legge due poesie, Francesca Martino, giornalista, prego. Non si sente, si sente. Vuoi? Il giornalista, pagina 121. Ok? Il giornalista, Don Paolo. Mi dispiace, ma non la dobbiamo mandare. Nessuno deve sapere in giro che sono il magnaccio. Mi raccomando, siete il mio medico e male vi faccio. Questa notizia nel frigorifero la dobbiamo congelare. Caro amico, da subito potete trovare un altro dottore. Dal brigadiere vado, sono pronta a sporgere querela. È un giornale libero, leale, indipendente, ve lo rivela. La Gazzetta del Sud, che qui rappresento con onore. Un gran camerata di Cesare Mori avete minacciato. Dal mio lessicario ho estinto di già la parola paura. A nessuno e per niente vendo la mia libertà sicura. Per mia natura e concetto non mi sono mai piegato. Lotterò con tutte le mie forze. Per dare la garanzia, senza la sovranità di stampa non sarà democrazia. Allora, sonetto, pagina 125. I maestri di scuola. Il professore legato, bontà sua, era un poeta laurentino. Nell'arte di ammestrare, senso innato, vero pedagogista, ricevette la fortuna di incontrarla una maestra violinista, fine ed intelligente, di eloquio elegante, un reale damerino. La signora Alba, insegnante, moglie, mamma e donzella, generò 3 stelle, di poi si eclissò nel celeste firmamento. Sulla via dei martiri, dei defunti, sodo oramai il lamento. Le spoglie mortali riposano a Modena, dentro la cappella. Sono emigrati i fanciulli discoli, monelli con disciplina. Dottori li invocano, medici, avvocati, ingegneri e architetti. Hanno posti in società civile, ricevono ovunque rispetti. Grati il pensiero rivolgono alla Ior Soave Fata Turchina. Sull'altra riva si è ricongiunta col caro padre segretario e con la maestra Strano che le insegnava l'abbecendario. Grazie. Bene, abbiamo oltre mezz'ora di tempo per poter sentire il pubblico e per poter fare degli interventi, approfittando della presenza dell'autore, perché sono state dette delle cose molto molto interessanti su un libro che è altrettanto interessante ed importante. Ricordo a voi tutti che prima di andare via Rosita, la nostra presidentessa, dice che dovete apporre una firma sul registro delle presenze. Chi vuole intervenire?
Chi era quello intervenuto? Prego, signore, vuole intervenire. Dice una cosa all'autore. Più forte, signore, lo dica all'autore. Perché secondo me il a tutto danno dell'entroterra, e poi per motivi di lavoro o per altre ragioni le famiglie hanno abbandonato tutto l'entroterra, non solo Fossato, e quindi un paese di 5.000 abitanti che oggi si è ridotto a 500, quindi e anche questa diaspora scaturisce anche da questo discorso. Cerco di essere breve perché Franca, una tua. No, Franca Rilotto non lo facciamo. Franca, per fortuna e per sfortuna soltanto Fossato sta morendo, mentre l'intera Calabria, grazie a Dio, sta decollando, che è una meraviglia. È un problema purtroppo soltanto di Fossato, l'intera Calabria invece alla grande, ma proprio vola. No, io non mi sono fatto invitare, volevo veramente testimoniare a Domenico Salvatore il mio compiacimento per quello che vale il mio compiacimento, ma soprattutto la mia stima e la considerazione che lui stasera ci ha sorpreso. Intanto mi complimento con la professoressa Borruto per aver promosso questa pubblicazione con la grande atmosfera del CISI. Valeva veramente la pena e vale veramente la pena fare di queste testimonianze di autori così importanti, così significativi per la cultura, per la nostra cultura. E mi ha sorpreso Domenico Salvatore perché noi lo conosciamo come un outsider, uno che è dappertutto, uno che aggredisce. Stasera si è messo il cravattino ed è una testimonianza della consapevolezza del momento, perché non c'è dubbio, Domenico, che questo tuo volume e tutto quello che tu hai coltivato in questi tanti anni, e il professore Cotronei ricordava, vedi, noi ti abbiamo sempre considerato come uno degli uomini di punta della cultura e soprattutto del giornalismo culturale calabrese, perché tu sei un appassionato ma hai una grossa base culturale che hai trasportato in quei sonetti che fanno la prima parte del tuo graziosissimo e sentito volume. Però Domenico Salvatore non accetta gli argini. Domenico Salvatore è come la mandolina. Voi ve li immaginate che si fanno gli argini alla mendolea? Non è possibile, non reggerebbero. Domenico Salvatore è la mendolea. E infatti voi leggendo i suoi sonetti vi accorgete che alla fin fine è stretto, sta corazza gli va addosso, lui la usa perché è il suo fondo culturale e ha fatto bene a tirar fuori da dentro di sé questa testimonianza, però poi all'ultimo, come si suol dire, scasa, e allora scrive per come sente, scrive per come è convinto che bisogna scrivere, scrive come vuole la gente, come la gente, che gli amici suoi, non soltanto gli amici di Fossato, ma gli amici di Meto, gli amici di Reggio, moltissimi, che lo stimano, che gli vogliono bene. E questo, caro Domenico, è un
punto non di arrivo della tua vita culturale, io lo ritengo un punto di, come posso dire, di raccogliere le sparse membra, raccogliere tutto quello che tu hai fatto in questi tanti anni, raccogliere le testimonianze che tu hai dato di come si deve fare promozione culturale, dei tuoi articoli. Tu sei un giornalista terribile. Quando Domenico Salvatore intinge la penna, non la intinge mai nel morbido, nel dolce, la intinge nel severo, nel rigido, nel contestatore. E questa è anche grande dimostrazione di quella mendolea di cui abbiamo parlato. Io sono convinto che questo libro avrà un grande successo. Questo libro va letto, anzi, questo libro va comprato, è vero, professore Codornelli? E allora io non posso fare altro che rinnovarti i complimenti, darti testimonianza di questa bella pietra che tu hai messo su questo lungo percorso della nostra cultura. Molto opportunamente ha richiamato quei tanti passaggi di questa nostra cultura, che è una cultura che ha veramente una grande sofferenza, perché è una cultura misconosciuta, perché è una cultura spesso ignorata da chi invece dovrebbe maggiormente, ecco il pregio dell'iniziativa della professoressa Bocconi. E io ti ringrazio. Voi avete sempre visto Mimmo Salvatore con una macchina fotografica in mano, no? Che fa fotografia a tutti, ci fa primi piani. Non illudetevi, non avrete mai una sua fotografia come non l'ho avuta mai io. Complimenti Mimmo. Il dottor Arilotta ha affermato che Domenico Salvatore è come la mendolea. Allora, io disse all'inizio che è tragimante, però non si capisce bene che vuole dire. Adesso vi faccio un esempio. Per dire che lui si sente nel sangue un'eredità che arriva dalla Grecia, guardate cosa scrive. Questa cosa l'ha scritta nel 2000, quando fondammo questo giornalino qui Delia Polis. Nel mio DNA, come in quello di tantissima gente, ci sono tracce della Magna Grecia. E a questo punto basta. No, sono nato e cresciuto in questo lembo di terra bagnato dalle acque che l'immortale Ugo Foscolo chiamò Greco Mar, e ne sono orgoglioso e fiero. Non basta ancora. Anche se non parlo la lingua di Migis Theodorakis, se non ballo il sirtaki, non pizzico l'arpa, la cetra, la lira, non so tradurre Eschilo, Euripide, Sofocle e Pindaro, il Monte Athos l'ho visto solamente in cartolina, il Peloponneso, Sparta, Tebe, Argo, Micene sono solamente delle reminiscenze storiche, come Omero, Ulisse, Achille, Ettore, Pericle, Solone, Epaminonde, Agamennone, Menelao, Elena, Giove, Minerva, Venere, Marte. Penelope, sono stato in visita dell'Acropoli di Atene, a Patrasso, a Corinto, in un paio di lucellette del ciclo delle Sporadi. Questo per dire che lui si sente greco. Ha impiegato non so quante righe, stavo perdendo il fiato nel leggere. Perciò è la mendolea. Sì, c'è pure, ma non bastava. Bene, allora vediamo di ravvivare un po' il dialogo con l'autore. Innanzitutto questa presenza sua qui non è occasionale, non è dovuta al caso. Diciamo che c'è stata una lunga frequentazione con il CIS fin dall'inizio, c'è un network con il CIS e con altre iniziative come quelle del professore Cotronei, come altre iniziative a Rogudi. Ci sono delle persone che si stanno aggregando, che si stanno incontrando grazie al CIS, ma anche grazie a coloro che facendo parte del CIS fanno anche altre conferenze, altri incontri in provincia, nell'area grecanica, a Reggio e via dicendo. E quindi questo è il risultato, ci incontriamo, ci confrontiamo, conosciamo le opere e i libri altrui, presentiamo i nostri e via dicendo. Con Franco Arilotto ormai siamo conferenzieri d'ufficio,
con l'amico Domenico anche, con altre persone qui presenti abbiamo fatto la stessa cosa, e molto, l'80-90%, avviene sotto la regia di Rosita, che ha da 40 anni gestito egregiamente questo network che opera continuamente. E quindi dietro questa presentazione del libro ci sta tutto ciò che ho appena detto. Del libro e sul libro è stato detto molto, quasi tutto. Quando io l'ho letto, a me è venuto in mente tutt'altro, estemporaneamente, alcune settimane fa. Rosita, appena mi sono seduto, mi ha sussurrato un nome all'orecchio. Io l'ho tacitata subito, non l'ho fatta parlare di oltre, perché l'ho detto, di questo parleremo successivamente, perché anche lei, da persona coltissima, esperta sull'argomento, era arrivata alla stessa conclusione per vie ovviamente tutte quante sue. Va bene tutto ciò che è stato detto di greco e di grecanico, del Foscolo, e sul Foscolo è stato detto tutto. Antonella Genova ha parlato, ha aggiunto ancora Leopardi e Schopenhauer e via dicendo. Io mi sarei aspettato di sentire dire da subito quello che mi ha sussurrato all'orecchio Rosita, che dirò io. Edgar Lee Master, Spoon River Anthology, è là, lui, se me lo consente, paragonare le cose grandi alle cose piccole, come piccoli siamo noi, ha scritto l'antologia di Spoon River e di Fossato. Lui ha dialogato con quei personaggi e lui se li immaginava, li vedeva, vivi, morti, parenti, discendenti, antenati e correlati. E questo il bello, perché quando scriveva aveva davanti quell'immagine. A noi forse dice poco il libro con nome e cognome, ma a quelli del luogo, a quelli di Fossato, del Serro, di San Luca, di Montebello e via dicendo, dirà molto molto di più, i nomi, i soprannomi, vi dicendo, è là l'originalità, lui ce li ha fatti vedere, lui ha descritto questi personaggi, ha dialogato con loro e ha fatto in modo che loro dialogassero con noi e noi con loro, a parte il fatto che in certi casi ha citato delle persone con nome e cognome che riguardano la nostra parentela, per cui siamo stati, bene o male, direttamente o indirettamente chiamati in causa. Ovviamente ci è venuto qualche sorriso, qualche attimo di commozione, qualche fremito quando abbiamo capito di chi e di cosa si stava parlando, del come e del perché, e di questo io personalmente gli sono grato, come presumo, mi immagino e mi aspetto che siano grati tutti gli abitanti di Fossato e dei borghi vicini, perché ha fatto un monumento a queste persone, a futura memoria e a memoria presente, passata e futura. È questo che vorrei sentire, soprattutto da quelle persone che hanno vissuto in quei luoghi, che vivono in quei luoghi e che poi magari si sono spostati per motivi di lavoro in altri posti, anche lontanissimi, che sono andati anche fuori e che poi sono ritornati. Diceva Elio Cotronei che Domenico non è stato in Grecia. Vi posso garantire che qualcuno fra noi qui la conosce passo per passo, la Grecia classica, perché l'ha girata diverse volte, l'ha girata in automobile, è stata ad Epidauro e a Sparta, a Corinto, ad Atene, in tutti i posti possibili e immaginabili. E quindi ha visto con i propri occhi e ha scritto ovviamente quelle cose, con un altro linguaggio, con un'altra tecnica, con un altro rapporto, ma queste cose sono state codificate anche da persone che hanno fatto questo e che provengono, che hanno le radici a Fossato, le radici culturali, le radici sentimentali, le radici parentali. Ora, forse a chi ancora non ha letto il libro, forse a chi non conosce quei borghi, può dire non molto, e quindi io vorrei che qualcuno intervenisse anche dal punto di vista solamente colto, nel senso di accettare la mia provocazione di un paragone, che a Rosita è venuto spontaneo, a me anche, con Edgar Master Spoon River.
Master. Allora, Edgar Master, d'accordo, allora, anche perché tutto questo, questo rapporto con Edgar Lee Master, se ne porta dietro un altro, si porta dietro il rapporto fra Master e Pavese, fra Pavese e Fernanda Pivano, fra la parte di fascismo e antifascismo che c'è stato in quel momento, fra la storia della pubblicazione di, e della conoscenza di Master da parte di Pavese all'Italia, le traduzioni di Fernanda Pivano. Fernanda Pivano non conosceva la letteratura americana e ha chiesto lumi a Pavese, il quale ha fatto un sorriso quasi sarcastico, e Fernanda Pivano è rimasta malissimo per questo. Ma quando Fernanda Pivano ha fatto leggere la traduzione di Edgar Lee Master, tra parentesi c'è una sezione intitolata La collina, se ti può interessare. Dormono, dormono sulla collina. Pavese non ha fatto alcun commento, ha sorriso, si è preso il manoscritto che è stato pubblicato da Einaudi. Quindi, ridendo e scherzando, parlando di cose paesane, perché l'ha detto nel titolo, e sono sonetti di Fossato, per togliere ogni dubbio ad ogni lettore, però Domenico ha dimostrato come, scrivendo un libro su Fossato e di Fossato, noi possiamo prenderlo a spunto e parlare della storia della letteratura italiana, europea, quella inglese e americana, se vogliamo, d'accordo? Ma io volevo dire, anche io ho fatto il parallelo, vabbè, no, con Edgar Lee. Infatti io, niente, per caso, quello stavo dicendo, io sono Grazia Marrapoti, sono una pittrice, buonasera. Niente, anche io ho fatto lo stesso parallelo, ho ascoltato adesso stasera i sonetti del maestro. Niente, quindi anch'io avevo fatto questo parallelo, e infatti se lei guarda sui social, insomma, che conosciamo, io avevo pubblicato il testo della collina, quindi anch'io ho fatto questo parallelo di Fabrizio De André, chiaramente questo. Tutto questo è una complimenti, grazie. Mezza parola. Io intanto ringrazio qua il professor Arrilotta, è troppo buono, e noi dobbiamo ringraziare che lei, diciamo, è uno storico sensibilissimo e di grande affetto e amore verso la nostra terra, e quindi con lei, voglio dire, veramente un monumento straordinario, dobbiamo ringraziarla per tutto quello che ha scritto. Io, leggendo proprio appena l'approccio qua all'amico Elio, che è compagno di viaggio, diciamolo, compagno di grandi viaggi, professore Piero Malli, Maria Luisa Spaziani e altre, e fa parte del comitato scientifico del CIS, e ci onoriamo di averlo con noi, devo dire la verità, una personalità molto molto attenta, non soltanto dal punto di vista professionale, la sua professione di medico primario, quindi è di grande intellettuale, poeta e scrittore. Volevo dire questo, quello che mi ha colpito appena io ho aperto la pagina, ho letto la prefazione del dottore Pino Toscano, poi ho letto anche, cioè, tutto quello che all'inizio, e poi l'elencazione che lui ha fatto di quello che noi possiamo trovare leggendo la sua poesia. Originalissimo. Bravo, quella è una cosa, mi ha rubato la parola, va bene, la parola. Ecco, il discorso, sì, Solchi non lascia eredità d'affetti, Foscolo, va bene, però a me è andato subito, come ha detto il dottore Elio Stellitano, è andato subito alle Master, all'antologia di Spurriver, proprio questo. Il discorso è importante, quello che Salvatore ha fatto in questo libro. Non so se lo chiama Salvatore, solo due nomi, Domenico Salvatore, va bene. È importantissimo, ne hanno parlato qua il relatore, gli interventi, eccetera, eccetera. Perché lui, ecco, descrivendo ogni personalità, ogni personaggio, ogni, ogni,
ogni evento, direi, anche del politico, eccetera. C'è anche una denuncia, in questi versi ci sono delle denunce belle e proprie, ecco, che non appelli, diciamo, il giornalista esce fuori, però la sensibilità di cogliere visivamente e mentalmente, come se ci fossero dei tatuaggi nella sua mente e nel suo cuore, perché certamente dico cuore perché ci deve essere, c'è stato molto amore verso queste persone, anche le personalità, diciamo, negative, così tra virgolette, cioè studiarle antropologicamente, psicologicamente, studiare tutte le situazioni in maniera così, con una finezza e con una sensibilità, devo dire, che mi ha colpito moltissimo. Intanto il libro, diciamo, chi volesse acquistarlo può farlo, penso che qualche copia l'ha portato all'editore. L'ha fatta con un... intriga, devo dire, mi ha intrigato moltissimo. Ho iniziato all'inizio, poi ho continuato. Dice, ma tu l'hai letto? Certo che l'ho letto. Ho messo anche delle orecchiette nel mio libro. Sì, ci sono anche delle orecchiette. Non sto qui, diciamo, a descrivere sonetto per sonetto. C'è la professoressa Marrapodi che ha parlato dal punto di vista strutturale pure del sonetto, anche se a volte non è perfetto, attenzione, anche il relatore. Però quello che noi cogliamo è proprio la narrazione, è la storia immortalata, perché è una storia immortalata. Una volta si tramandava oralmente, no? Da generazione a generazione, e cogliamo anche adesso, se si va, diciamo, nell'entroterra a cogliere qualche cosa, come ha fatto Rolfes. D'altronde Rolfes andava proprio nell'entroterra proprio a sentirsi raccontare alcune cose, e lui ce la racconta così, ci lascia così a noi, agli altri che verranno, immortalati, la potenza, voglio dire, della narrazione e della scrittura, che è praticamente è lascito per gli eredi, per tutti quelli che verranno, le generazioni che verranno. E io lo devo fare, e veramente devo dire grazie di averlo voluto presentare con il CIS, e ringrazio Domenico per la profusione, la generosità e l'attenzione anche, ecco, verso... grazie, io non posso dire altro. Abbiamo ancora qualche minuto per qualche brevissima domanda e poi la parola a Domenico per la parte di conclusione. Emilio Serrano, Caterina. Io vorrei dire un attimo una cosa, diciamo, una cosa che mi ha emozionato. Intanto complimenti che ha rivivificato la storia leggendaria della Magna Grecia. No, io ho una voce squillante. No, Come? E quindi non posso dire quattro cose velocissimamente. La Calabria, abbiamo Pitagora, abbiamo Alcimeone, il medico di Locri che guarì la regina Olimpia, che nessuno riusciva a guarirla, e quindi abbiamo suscitato un'invidia tale in Alessandro il Macedone, che voleva a tutti i costi dire, ma quello è Pitagora, il nostro fratello, noi dobbiamo fare qualche cosa perché c'è il sangue. E allora va bene, cosa facciamo? Chiamiamo la grande Grecia. Ecco, abbiamo stuzzicato perfino l'invidia di Alessandro il Macedone, e Alcmeone, il medico di Locri, riuscì a guarirla. Sono cose da piangere. Questa è la medicina, la sapienza. Quindi la Calabria, ora finisco in bellezza. C'è una scuola del Rosa Croce attuale, di cui io mi onoro in umiltà da 30 anni da seguire, che un mio amico olandese, si chiama Jan van Rijkenborg, olandese che parla 7 lingue, ha detto l'anno scorso, quando eravamo a Castrocaro Terme nella sede centrale, dove ci incontriamo molto spesso, ha detto che la culla della sapienza esoterica
in Occidente. In Occidente è nata a Croton, è nata in Calabria con Pitagora a Croton, quindi la culla, quindi lei, grazie carissimo professore, che ha stuzzicato questo concetto, questa cosa. Siamo la culla della sapienza esoterica, filosofica nel mondo occidentale. Grazie, scusate. Ma come ha avuto modo di scrivere qualche altro autore calabrese 30 anni fa, quella culla, vi annuncio per chi non lo sapesse, è vuota oggi. E allora? Innanzitutto vorrei ringraziare la divina Lorelei per lo spazio. Lorelai, ok. Per, per lo spazio che benevolmente mi ha concesso, vorrei ringraziare tutti gli oratori, nonché l'uditorio, che ha voluto concedermi questo spazio. Mi sono impegnato in una poesia cimiteriale, cosa che non, diciamo, esce un po' fuori dai canoni tradizionali. La letteratura cimiteriale, quella, voglio dire, di Edward Young, di Robert Blair, di Thomas Gray, di Thomas Parnell, di James McPherson, lo Sturm und Drang tedesco della Germania. Poeti animati, ho preso qualche appunto, da una sensibilità e da un gusto patetico per i temi del sonno, della morte, delle tombe, dei cimiteri, campane, uccelli notturni, spettri, eccetera. Quindi diciamo che ho voluto dedicare questo mio libro anche come ha fatto il Foscolo, perché come tutti sappiamo dopo 200-300 anni le tombe vengono diroccate, finiscono macerate. E quindi attraverso questo mio libro ho voluto perpetuare, diciamo, il primo dei tre libri, è una trilogia che non è la trilogia del dollaro di Sergio Leone, naturalmente è una trilogia, cioè sono tre libri che per i miei primi 50 anni di giornalismo ho voluto concedermi. Il primo è Sonetti di Fossato, il secondo sarà Melito nel pallone, che già siamo alle bozze, poi c'è il romanzo come terzo, che spero, se la divina Lorelei o Lorelai vorrà concedermi ulteriormente spazio, presenterò prossimamente. Poi ci sono le novelle di mafia che sono state curate dal mio editore, il professore Elio Coronei. Quindi ancora una volta grazie a tutti voi per avermi concesso benevolmente questo spazio. Nella lunga elencazione e dotta elencazione della poesia funeraria, aspettavo pure la citazione di Paul Valéry, Il cimitero marino, vabbè, ma quello lo citeremo successivamente. Va bene, ancora il tempo per un'eventuale battuta rapidissima, se no chiudiamo i battenti. Professoressa Serrano, professoressa Silico, dove siete? Ormai chiamata in causa, bisogna. C'è un discorso. Abbiamo fatto le varie relazioni. Per esempio, in quella della dottoressa, il riferimento a Schopenhauer. Un primo riferimento riguardava il discorso della conoscenza, e un secondo riferimento riguardava invece l'essenza del vivere, che è costituita, secondo Schopenhauer, dalla volontà di vivere. Una volontà che però porterà nel percorso pessimistico di questo filosofo alla rinuncia a vivere, alla nolluntas. Vorrei chiedere all'autore qual è la sua filosofia della vita, se è una filosofia pessimista nel ricordo del passato, oppure se è una filosofia che dalla nostalgia del passato lo porta a un pensiero del rivivere del proprio paese e della sua ricostruzione. Grazie. Anche io volevo chiedere.
sonetti, in questa sua nostalgia di questo passato, questi suoi ritorni sono un nostos, un ritorno doloroso oppure un ritorno lieto? Naturalmente il poeta se può usare questo appellativo, perché è una patente che mi sono immeritatamente conquistato, scrive, naturalmente io ho detto scrivo in qualche occasione, anzi quando abbiamo presentato per la prima volta a Paola Marina in casa del mio editore, ho detto che il poeta scrive per se stesso, ma non è così, il poeta scrive per gli altri. E quindi naturalmente poi devono essere gli altri a insinuarsi, a giudicare, a leggere, a capire che cosa abbia voluto dire. Certo c'è un po' di pessimismo, c'è. Sonetti, questo emerge. Quindi però non voglio sbilanciarmi più di tanto, perché comunque deve essere il lettore a estrapolare e quindi a esprimere quello che il poeta abbia voluto dire, più o meno. Io voglio ringraziare l'autore Domenico Salvatore per questa interessantissima serata, che si dice bellissima, io dico interessantissima, interessantissima serata. D'altronde, come sempre ci propone quando diciamo attivo nella sua presenza, diciamo, delle manifestazioni e nel curriculum che abbiamo letto del suo percorso esistenziale, ecco, di professionista. Ringrazio tutti voi, un momento, perché è un momento che poi dovete firmare gentilmente la presenza, in modo da vedere la presenza dell'autore, per l'autore, no, è importante. Ringrazio il relatore, il rettore, il professore Domenico Rodà, rettore del convitto Pasquale Galluppi di Catanzaro, la professoressa Rosa Marrapodi, critico letterario, che conosco da tantissimo tempo e ogni volta che ci rivediamo è come se ci fossimo lasciate la sera prima. Ci riconosciamo sempre, questo è importante, riconoscersi nella cultura, nel discorso umano, che è importantissimo. Queste sono le cose. Poi è intervenuta la professoressa Violi. Non c'è la professoressa Maria Drosi, non c'è? Ce n'è stata un'altra donna, professoressa Antonella, che è lei, sì, Antonella Genova, e quindi le due lettrici, Rossella Francesca Salvatore e Francesca Martino, Rosalia, sì. Io ringrazio qui poi, oltre alla biblioteca, che siamo qui proprio perché per la gentilissima ospitalità di tutto lo staff della Biblioteca de Nava. Veramente sono di una gentilezza a volte che ci commuove, grazie. E poi, in ultimo, ringrazio qua il dottore Elio Stellitano, credetemi, è un poeta straordinario. Non parlo come medico perché lo sanno tutti pure come poeta, ma io lo posso dire perché è una personalità veramente eccezionale. Umana e culturale. Prego. No, no, con la poesia. Sto parlando non come medico, in mezzo alla sua professione. Sto parlando come poeta, poeta altissimo veramente, voglio dire. E quindi molto, e la ringrazio perché ha condotto la serata magistralmente, d'altronde da par suo. Ora un momento, non andate via, perché se non prima avrei... Dovete filmare, ecco qua. Grazie a Stefano Fava, grazie a tutti voi, ho ringraziato tutti.